Tutto l'edificabile inserito nei piani urbanistici attuativi non partito dal 2007 ad oggi a Salerno sarà incamerato nel piano urbanistico comunale e destinato al costruito. Si parla di circa 270.000 metri quadrati di superficie. Questa è una cosa molto importante perché non si lavora più sulla nuova edificazione ma si spera nel coraggio di imprenditori e cittadini di rinnovare e riqualificare il costruito prima che si rottami da solo. Altra novità importante in arrivo anche per balconi ed aree di pertinenza delle abitazioni. Nella prima edizione di questa PUC 2018 c'era una riduzione delle superfici accessorie, abbiamo ritenuto di lasciarle libere, laddove è possibile, dove c'è lo spazio pensiamo che sono superfici vitali e anche per sistemare la funzionalità di alcune nuclei urbani e che quindi piano piano si possono mettere con dei regolamenti specifici, una cosa molto seria che si può vedere. Saranno strumenti specifici per aiutare proprio questa misura della, diciamo, ristrutturazione? Ci saranno dei regolamenti. Dopo il PUC si partirà con dei regolamenti mirati, un po' calibrati sulle aree che teniamo, le zone più dense, meno dense, insomma qualcosina si deve fare.